Salve a tutti amici YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale video di Natale bis, o meglio video della vigilia di Natale bis. Perché dico bis? Perché sempre parlando di serie TV e film, come non farsi mancare questa sera su Italia 1? Una poltrona per due. Sì. Perché non c'è vigilia di Natale in Italia se su Italia 1, la vigilia di Natale, non c'è una poltrona per due con Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Un film fantastico, ambientazione natalizia, anche se ormai lo sanno tutti quanti che il film a suo tempo, negli anni 80, quando uscì al cinema, non uscì nel periodo di Natale, anzi uscì nel mese di luglio, quindi periodo estivo, però è l'emblema, almeno in Italia, dei film natalizi. Film natalizi ce ne sono tantissimi. Potrei consigliarvi di guardare La vita è meravigliosa, oppure Miracolo sulla 34ª strada, oppure ce ne sono tantissimi. Vi potrei anche consigliare di vedere un cinepanettone come il primo Vacanze di Natale con Christian De Sica, Jerry Calà. Ce ne sono tantissimi di film. Beh, questa sera sicuramente una poltrona per due. Se vi piace il genere, non ve lo dovete assolutamente perdere. Se poi volete piangere, ma veramente piangere, domani, il giorno di Natale, guardatevi La vita è meravigliosa, perché di Frank Capra, un classico, fa decisamente riflettere. Poi ci sono tantissimi, ma tantissimi film di Natale, come ho detto. Un'ispirazione vi ve lo può dare il canale Sky Christmas, che trovate sia sulla piattaforma di Sky, quindi su Sky Q, Sky Satellite, ma trovate il canale Sky Christmas anche a disposizione tra i canali di Now TV, e vi dà un'opportunità di film di Natale molto, ma molto ampia. Un'opportunità di film di Natale ve la dà anche Netflix, Prime Video e TeamVision. Ormai le piattaforme si moltiplicano in Italia dove poter fruire dei contenuti on demand. L'anno prossimo, a marzo, fine marzo, arriva anche Disney Plus, ed è questo il motivo per cui alcuni titoli della Marvel non sono arrivati disponibili su Netflix, a differenza dei titoli precedenti. Perché per gli ultimi titoli non è stato siglato l'accordo di diffusione su Netflix dei titoli della Marvel. Ci sono, a parte anche i cinepanettoni, come ho detto, il classico Vacanze di Natale, ci sono anche dei film prodotti da Sky degli ultimi anni. Uno che mi va di consigliarvi è Natale coi fiocchi con Silvio Orlando e Gassman, una coppia veramente atipica, però è una commedia di Natale molto molto carina, che fa capire la disponibilità da parte di persone diciamo normali, umili, la disponibilità a dare un aiuto a un amico o un amico di infanzia che si giudica apparentemente stare in difficoltà. Poi la storia, almeno questo è quello che percepisce uno dei due protagonisti, poi si evolve in altri modi, si scoprirà che cosa fa l'altro protagonista, ovvero Gassman, quindi poi ci sarà un evolversi della storia particolare. Film di Natale, poi ci sono gli altri classici come Mamma ho perso l'aereo, come non ricordarsi di un film del genere, che è qualcosa che ci ha abbastanza riempito le giornate di Natale in tutti quanti questi anni. In 43 anni ho perso il conto dei film di Natale che ho visto. Un film molto toccante, diciamo contemporaneo a
i suoi anni, ha circa una quindicina di anni, però che trovo particolarmente bello. È una specie di La vita è meravigliosa, però di veduto e corretto, in una salsa, diciamo, moderna, ed è The Family Man con Nicolas Cage. Ve lo consiglio molto vivamente perché è la storia di un manager particolarmente, diciamo, cinico, che si ritrova nella vigilia di Natale a risvegliarsi una mattina in una realtà dove ha anteposto la vita sentimentale alla carriera, e quindi vive il periodo, le settimane del Natale e Capodanno, da persona che ha anteposto i sentimenti e non la carriera, quindi ha la possibilità di guardare, dare uno sguardo alla sua vita se avesse scelto una strada anziché un'altra. Questo è un film di Natale, perché è un'ambientazione natalizia, anche che mi piace particolarmente. E poi, vabbè, vi ho detto, c'è l'imbarazzo veramente della scelta. Le televisioni generaliste vi danno a disposizione di tutto e di più, le televisioni a pagamento, le pay TV, Sky, vi dà la possibilità, soprattutto nel campo, nel settore on demand, di tutto e di più. E che cosa dire? Una riflessione che è la stessa che ho fatto l'anno scorso nel video di Natale. Vabbè, a parte, fortunatamente il contesto è differente rispetto all'anno scorso. 23 dicembre 2018 sono stato aggredito, ho avuto due testate in faccia, è stato un Natale non particolarmente entusiasmante l'anno scorso. Però ho affrontato l'anno scorso questo argomento, perché tra l'altro il video di Natale l'anno scorso l'avevo girato prima che avessi quell'aggressione, però voglio riaffrontare in una maniera forse un po' meno bacchettona quello che ho detto l'anno scorso. Ricordiamoci una cosa: 25 dicembre, Natale, che cos'è? Beh, Natale è la ricorrenza, è quella festa che celebra la nascita di Gesù. Tra l'altro, in questi giorni al cinema c'è un altro film che forse potrebbe essere particolarmente interessante, con Ficarra e Picone, è una commedia, si chiama Il primo Natale. Ficarra e Picone si trovano catapultati indietro nel tempo all'anno zero, quando nasce Gesù. Appunto, è la festa della nascita di Gesù, e quindi è il compleanno di Gesù. Confondiamo molto spesso il significato del Natale. Il Natale è un compleanno, il compleanno di Gesù. Non lo dico in maniera moralista o in maniera di quello che vuole fare la predica, ma appunto è il compleanno di Gesù. Quindi dovremmo ricordarci di Gesù, del festeggiato, e come minimo celebrarlo. Invece la leggenda di Babbo Natale ha preso il posto, e quindi è diventata una festa in cui sostanzialmente ci si scambia regali, ci affrettiamo a montare l'albero, oppure il presepe, o albero e presepe, mettere tanti bei pacchetti sotto l'albero, fare regali anche a persone che sostanzialmente non sono nulla per noi, ma che dobbiamo fare il regalo di Natale. Perché? Perché a Natale bisogna fare il regalo un po' a tutti, a tutte le persone che gravitano attorno alla nostra esistenza. Invece no, invece no. La leggenda, appunto, di Babbo Natale ha preso il posto del significato vero, che è quello del compleanno di Gesù. Ed è come se sostanzialmente noi dessimo una festa di compleanno per qualcuno, e poi o quel qualcuno per cui diamo la festa di compleanno non è invitato, oppure la persona festeggiata la mettiamo in secondo piano,
la facciamo anche sentire a disagio, non a suo agio, in un contesto che non è gradito. Ecco, allora forse dovremmo fare un po' tutti quanti un piccolo passo indietro, riflettere su quello che è il Natale e festeggiarlo per quello che è. E magari un piatto in più, un bicchiere in più a tavola, non simboleggia, alcuni lo fanno, io l'ho fatto, lo faccio, non simboleggia solamente il festeggiato, ma potrebbe simboleggiare, soprattutto in un momento come questo, di difficoltà, di tanti problemi per tante famiglie, ma non solo, per popolazioni in difficoltà, potrebbe essere lo spunto per mettere a tavola un posto in più, aggiungi un posto a tavola perché ne ha bisogno. Immaginiamo le tante persone che hanno bisogno e aggiungere un solo posto in più per ognuno di noi, per una persona che ha bisogno, ma non costerebbe assolutamente niente. Però non lo facciamo e questo è molto triste. E il festeggiato in questione, ovvero Gesù, non è che la prenderebbe molto bene. Io non è che lo conosco, d'accordo, come non lo conosce nessuno di noi. Però se dovessimo guardare con gli occhi del festeggiato in questione, gli darebbe abbastanza fastidio, oppure si sentirebbe un pochettino. Voi che cosa ne pensate? Non volevo essere un pippone come quello che ho fatto l'anno scorso, però uno spunto di riflessione molto spontaneo, molto friendly su quello che è il Natale. D'accordo? Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi auguro buon Natale e che oramai, come ho detto nel video precedente, sembra primavera, fa caldino. A ora di pranzo facciamo circa 12 gradi, sono temperature miti da primavera. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!